Ti presento, anche se ti conoscono tutti, attendono tutti il tuo intervento, ma io ti presento. Allora, Paolo Mieli, giornalista, storico, giornalista politico, è stato direttore della Stampa prima, poi del Corriere della Sera due volte, conduttore e autore divulgatore, ottimo divulgatore, io ti ascolto ogni tanto nella tua trasmissione, delle trasmissioni storiche per la RAI. Adesso nelle librerie c'è un tuo libro che si chiama Ferite ancora aperte ed è proprio un saggio che fa luce su tanti fatti del passato e scrivi anche è l'unico modo di comprendere il passato per capire le dinamiche del presente. E infatti nel 2015, ho guardato un po' la tua bibliografia, hai scritto un libro L'arma della memoria. Allora, di stimoli fino adesso ne sono venuti assolutamente tanti. Io comincerei proprio con l'ultima frase di Antonio Calabrò. L'impresa è cultura, ci vogliamo mettere questa è, verbo, l'impresa è cultura. Certo, l'impresa è cultura, la domanda che mi facevo ascoltandovi in questo inizio di chiacchierata, felice chiacchierata pomeridiana in un posto meraviglioso, era: ma come mai lo scopriamo adesso, solo adesso? Come mai dopo tanti anni, un secolo, quasi un secolo, a proposito, siete tutti invitati qui per il secolo, faccio il padrone di casa, mi prendo questa cosa, quindi fra 5 anni, mi raccomando, io mi ricordo il volto di ognuno di voi, siete invitati qui. Scusami Diana, mi sono permesso di usurpare e fare inviti a nome. Dicevo, perché adesso? Come mai lo scopriamo adesso? E in fondo è questa la domanda a cui dobbiamo dare una risposta, perché è così ovvio che il passato di un'azienda, qualsiasi azienda, come di una famiglia, è parte essenziale, parte fondamentale per l'identità di un'azienda, di una famiglia. E secondo me adesso, perché veniamo da un'epoca molto difficile, che dura da oltre un secolo. Il secolo delle guerre mondiali, delle rivoluzioni, dei grandi stravolgimenti e poi il passato recente della pandemia, della guerra ancora in corso, chiamano in modo subliminale una rifondazione, una ripartenza. Ogni volta il mondo ha bisogno di dirsi che parte da lì, e che comincia da quel giorno, dal primo dopoguerra, dal secondo dopoguerra, da dopo la rivoluzione russa, da non so quale rivoluzione cinese, da lì comincia una nuova era, e quindi ha bisogno, per giustificare la retorica dell'inizio, di accantonare il passato, dimenticarlo, di dire ma no, fino a ieri il mondo era un mondo in cui non valeva la pena di vivere. E invece il mondo in cui viviamo adesso, questo sì che dà orgoglio di vivere, perché così si infonde, si immagina di infondere coraggio, energia vitale nelle generazioni che stanno arrivando, che si affacciano alla vita. Però a lungo andare questo meccanismo, che è un meccanismo del Novecento e purtroppo dell'inizio di questo millennio, ha delle grandi controindicazioni, perché innanzitutto è fittizio, è fallace, si basa su una colossale menzogna. Se voi pensate, per esempio, la stessa nascita del nostro paese nel 1861, con la negazione, venivano descritti tutti gli stati preunitari. Noi siamo nati intorno al Piemonte, che con tutto io mi alzo in piedi quando parlo del Piemonte, come ha ricordato Nicoletta, ho vissuto a Torino come direttore. Eri a Torino, certo, sul palco, infatti volevo poi... E quindi, dicevo,
il modo in cui è nato il nostro paese, diversamente da altri paesi, è nato dicendo che il regno delle due Sicilie, ancora adesso noi usiamo l'aggettivo borbonico per descrivere uno schifo, che tutto lo Stato Pontificio neanche a parlarne, la cosa. Questo moto di rigetto del passato comporta, ripeto, una bugia, perché negli Stati preunitari c'erano elementi di civiltà in molti superiori a quello che possedeva il Regno di Sardegna per necessità, e il Regno di Sardegna aveva una identità italiana, scusate è una digressione ma lo faccio per calcare meglio il concetto, un'identità italiana un po' abbracciata, Cavour e Garibaldi nati e Mazzini, scusate, nati a Genova, Mazzini e Cavour a Torino, mentre era francese parlavano in francese fra di loro, e quindi il dover calcare tutto nel 1805, era francese perché era napoleonica, dicevo, il dover calcare tutto in un'identità forzata porta alla lunga un detrimento. Il detrimento deriva dallo scoprire che l'identità è forzata e dallo svalorizzare quello che stai facendo, come se tu dovessi dire che il mondo in cui vivi vale solo relativamente a te, ma tu sai dentro di te che non è così, che quello che tu porti in questo mondo è relativo, è poca cosa se non ti appoggi su una realtà che, venendo da lontano, mira a lontano. E qui c'è la seconda parte della risposta che ti devo, ed è questa. Devi capire perché adesso. Ti dico, adesso è per questo che mi sono ritrovato in una decina di convegni uno dietro l'altro nell'ultimo, in questo autunno, l'ultimo l'ho fatto 2 giorni fa e c'era Antonio Calabrò, in cui ci si fa sempre la stessa domanda. Notiamo che i ragazzi fra i 15 e i 25 anni non si fidano del futuro. Non si fidano del futuro perché a furia di andare avanti, cioè, mentre quelli più grandi sanno che ci sarà una difficoltà nel futuro, gli altri fanno delle scelte a volte anche drammatiche perché non credono che ci sarà un futuro come noi abbiamo creduto quando eravamo 15 anni. Noi lo sapevamo quando eravamo 15 anni che magari avremmo fatto fatica a trovare un lavoro, magari avremmo fatto fatica a trovare un'identità, una persona con cui costruire una famiglia, ma una volta ingranato, lì poi sapevamo che c'erano tappe successive e la vita, con tutti i dolori, insomma, sarebbe stata un fior di vita e lo vedevamo guardandoci intorno. Adesso, guardate, non è così. Non è così, cioè un ragazzo che ha fra 15 e 25 anni non si fida della promessa di futuro, non ci crede. È anche comprensibile visto quello che poi vedono tutti i giorni, siamo passati dalla pandemia alla guerra, molto difficile. Però questo è appunto il passato. Io quando certe volte vedo e guardo anche le tue trasmissioni, il come eravamo messi molto male e ce l'abbiamo fatta. Quindi da un certo punto di vista oggi stiamo meglio di prima. Hai centrato quando il punto. Vedo l'Italia del dopoguerra dove veramente non c'erano i vestiti, c'erano le scarpe, cioè, mio nonno faceva un lavoro umilissimo alla stazione di Perugia, quindi insomma, eppure poi mio padre ha fatto il medico, poi ha comprato la nostra casa, quindi c'era proprio una voglia. Quindi si dice sempre recuperare questo spirito del dopoguerra, però è un messaggio che fatica a passare. Non solo del dopoguerra, guarda, sì, che sempre prima, lo spirito bracco, lo spirito di quel filmato che ho visto, cioè significa, ed è appunto, l'hai data tu la risposta. Significa che noi dobbiamo riuscire a dare ai ragazzi, alle persone che hanno quell'età, dare il senso che la vita non è solo la vita che tu stai vivendo e che ti devi fidare e che tu stai entrando in un mondo, in questo caso un'impresa, che come ha 100 anni di storia alle spalle, ha 100 anni e forse 1000 davanti a sé.
raccontare la storia, se tu racconti una storia che ha un passato, stai per via subliminale dicendo a quella persona: guarda che noi siamo, veniamo da lontano, andiamo lontano, e fidati, perché noi noi ne abbiamo passate tante, ma siamo cresciuti perché abbiamo creduto in noi. E invece di rinnegare il passato, gli imprenditori fallimentari, tu li riconosci subito perché vogliono farti vedere che loro sono meglio dei loro padri e che sono meglio dei loro nonni e che il padre ha fatto questo e questo e questo errore, e lui, a volte purtroppo sono figli di famiglie di industriali, che lui invece, lui sì che ha capito tutto e te lo dice quando ancora deve dare prova di questo. Il senso giusto, guarda, mi ha ispirato questo filmato che ho appena visto, è: sono orgoglioso di questa storia, fu il primo che ebbe l'intuizione, noi siamo persone che siamo stati capaci di declinare. Il fatto che c'è stata una generazione, poi ce n'è stata un'altra, poi ce n'è stata un'altra ancora, significa dare a quel ragazzo la sensazione di dire: guarda, tu stai investendo per te, poi farai dei figli, poi questi figli avranno dei figli e tu sarai come vedi. La storia dell'impresa è un tesoro enorme di proiezione psicologica sul futuro. Occuparsi di storia invece di riprodurre il meccanismo solito, di dire adesso c'è una ripartenza, noi siamo nuovi, alla guerra come alla guerra, chi vuole, invece quello di presentarsi caricando di valore quello che tu stai facendo, guarda che tu stai entrando. Una volta, vi ricordate, anche la Fiat per esempio fece la sua fortuna che un operaio che veniva dal sud e così gli dava il senso quando entrava che sembrava di entrare chissà dove, era una sorta di inganno, devo dire la verità, però si sentiva negli anni 60, lo vedete nei filmati, lo vedete nei film, che questi che non sapevano parlare neanche l'italiano, erano appena arrivati lì con delle valigie di cartone, abitavano in delle stamberghe, però dicevano: mi sono operaio Fiat, sono insomma, sentivano un orgoglio di un'appartenenza, e questo orgoglio gli dava l'energia per fare famiglia, figli, portare gli altri parenti. Togliamoci dalla testa che lavorare significa avere dei soldi per guadagnarsi, non è solo questo. Oggi la cosa ovviamente è questo, si lavora per guadagnare, ma guadagnare è un aspetto quasi secondario, scusate, bestemmio dove non si, quasi secondario rispetto a entrare in una famiglia, entrare, uscire dalla vaghezza, chissà che ne sarà del mio futuro, ed entrare in una famiglia da cui magari uscirai per andare in una famiglia più grande. Quindi il senso del lavoro è un senso molto più importante che quello di portare a casa il 27 del mese uno stipendio. Il senso del lavoro è il senso di uscire da un mondo dove tu eri sperduto, solo, un disgraziato che passano gli anni e non sapevi chi eri e non sapevi soprattutto chi saresti diventato, di entrare in una cosa che viene da lontano e che, perché viene da lontano, andrà lontano. Il senso dell'operazione che si sta compiendo qui adesso è molto più importante che rendere onore a una famiglia che ha ben meritato. E se tutti si dedicassero, a tutti coloro che possono e che hanno una storia alle spalle, a vantarla, non è imbrodarsi, non è fare un atto, è un modo di comunicare: guardate che il paese è ripartito. Perché è ripartito? Perché poi la contraddizione, sempre nei convegni come questo a cui ho partecipato con Antonio Calabrò, quello che diciamo è: strano,
perché dopo le crisi pandemiche abbiamo avuto delle sorprese positive, ma molto positive del paese. Ogni volta descrivevamo, e del resto vi faccio un test e ve lo ricordate tutti, dopo il 27 febbraio, quando è iniziata la guerra all'Ucraina, andate a ripescare che cosa si diceva che sarebbe stato l'autunno, questo autunno qui. Ma persino quando è caduto il governo Draghi, adesso questi sono dettagli da osservatore della politica, si è detto che Draghi in fondo aveva facilitato la caduta del governo perché non voleva cimentarsi con un autunno che sarebbe stato di rivoluzioni epocali, di gente per le strade, ma tutte balle, tutte stupidaggini, tutte cose, sono proiezioni di angosce, queste cose che noi ci raccontiamo, cioè, legittimo di avere delle angosce durante una pandemia, è un'esperienza unica nella storia, ma noi stiamo proiettando, le cose stanno andando ogni volta mille volte meglio di come ci eravamo immaginato che andassero. Gli unici sacrificati sono quei ragazzi fra i 15 e i 25 anni a cui noi abbiamo comunicato, guardate, sarà un mondo bestiale, tutto di cosa, farà schifo, cosa... benvenuta, ringrazio Diana Bracco e ringrazio tutte le persone che fanno questo lavoro, ma non perché è un omaggio alla storia, alla memoria, ma perché stanno facendo qualcosa per i ragazzi, stanno facendo consapevolmente o no qualcosa per spiegare ai vostri figli e nipoti che c'è un mondo dove merita di essere vissuto, che tutte le descrizioni catastrofiste sono descrizioni semplicistiche che andrebbero combattute. Grazie. Ecco. Dobbiamo continuare, abbiamo più spazio. Dobbiamo continuare. Più tempo. Ecco, volevo farti un'altra serie di domande. Sì, sì, certo. Bracco, grande impresa. Però io penso, conoscendo anche tante piccole e medie imprese, che anche comunicare questi valori possa essere diffuso anche nelle piccole imprese. Per esempio penso ad Amarelli, cioè, a prescindere dal fatturato, secondo me si può creare, se uno ci riflette, tante nostre piccole imprese sul territorio, se ci pensano e aprono i cassetti, magari la lettera del nonno, la lettera, possono anche con relativi investimenti, perché indubbiamente non è facilissimo potersi permettere, e lo chiamo investimento e non costo, quello di poter avere un archivio o un museo. Quindi secondo me si tratta di aumentarne la consapevolezza, come dicevi tu, ben vengono iniziative come queste, iniziative di musei imprese, iniziative delle, come il PM Idee che apre le industrie. Quindi tu conosci l'industria, anche se non è proprio il tuo core, ma conosci l'industria, sei stato anche sul palco a Torino per i 110 anni di Confindustria. E una giornata importante appunto era tra l'altro alle Officine Grandi Riparazioni, quindi anche quello un simbolo della nostra storia industriale. Ecco, che percezione hai comunque dell'evoluzione della nostra impresa e di questa aumentata consapevolezza di un ruolo che va, come dicevo prima, anche al di là del prodotto? Ho l'impressione che quello che dici è molto giusto e vale ancora di più per le piccole e medie industrie. Un mito contro il quale io vi parlo come parlasse in famiglia, un mito moderno, odierno, contro il quale io, senza dirlo così esplicitamente, ma mi batto, è il mito della start-up. Non perché le start-up non servano, per carità, le start-up sono quelle, anzi, che ci danno grande sostanza, ma dietro il mito della start-up si nasconde questo. Guardate, voi andate in un garage, sempre parlando di quello, vi mettete insieme delle idee bislacche e diventate miliardari, ipermiliardari in 448 e vivete tutto il resto della vita non sapendo quasi che fare dei soldi. Questo è un colossale inganno, incentivo perché se si analizza la storia delle start-up mai avviene così, non è che tutti i ragazzi vanno nei garage, si mettono lì e fanno delle fesserie, danno fuoco al garage poi in realtà se si mettono a fare sciocchezze, ed è come se noi, adesso sfrondando dall'aspetto industriale della start-up, se noi li eccitassimo i nostri figli e nipoti a guadagni facili, improvvisi,
un'idea, una genialata, no, perché guardate che la storia, tanto più Nicoletta, la storia delle imprese a cui tu alludevi, è fatta di, non so come chiamarla, gioiosa fatica, quella fatica per mettere insieme anno dopo anno, crescere piano piano e essere orgogliosi che tu sei cresciuti. La velocità, fare un sacco di soldi così, significa spesso, come voi sapete, che quei soldi finiscono male, non hanno eredi, perché non hanno ragazzi, cioè, per adesso non ci sono storie dei figli di Bill Gates o dei figli di Zuckerberg, forse perché sono troppo giovani, ma i soldi che arrivano, noi lo sappiamo dalla storia dei paesi moderni, i soldi che arrivano così, boom, per un colpo di genio, se ne vanno, anche se ne vanno, e se ne va tutto insieme il senso di quella famiglia, dell'appartenenza, perché se tu non hai fatto 50 anni o 95 anni di crescita, di accumulazione, di sacrifici, dove hai visto anche persone soffrire, volete che ve lo dica, anche morire, perché ci sono persone che muoiono giovani perché gli piglia un infarto. Se tu non hai visto tutto questo, la vita non ha senso. Quella è la vita, è la costruzione. Alla fine dei 95 anni forse hanno fatto meno soldi di quelli del garage, ma quelli del garage non danno senso della vita, si perdono, non so come dirlo, non valgono niente, non valgono nulla. Sono divertenti per una stagione, copertine dei giornali, poi quello c'ha una moglie, cambia moglie, poi ne prende una ballerina cecoslovacca e poi oppure un ballerino, non faccio questione di genere, e tu lo vedi e alla fine, ma che rimani sedotto da quel tipo di esistenza? È ovvio che comunichi, io torno sempre sui ragazzi perché sono impressionato dal ripetersi di questo tema, ma perché mi domandano, mio figlio, mio nipote che ha 20 anni, non ne vuole sapere, non ci crede quando gli dico che c'è un appuntamento a 30, un appuntamento a 40 anni. Questa per me sta diventando un'ossessione e oggi sono qui con te che sei persona competente di questi temi, molto competente di questi temi, a dare una risposta a questa domanda. È solo con la storia, sembra che tiro acqua al mio mulino, ma è solo con la storia, solo con la memoria, solo con la rielaborazione del passato, far capire che questo è un valore, fare capire, noi valiamo per questi 95 anni, questo è il valore, non solo per i soldi. Scusami. No, voglio farti una domanda, perché se uno guarda i dati, no? Dice, disoccupazione 40% giovanile, però tanti profili che non si trovano. Agli istituti tecnici si iscrivono poche persone. Ho sentito la settimana scorsa un imprenditore a un convegno che diceva che nella sua zona avevano cambiato nome, l'avevano chiamato liceo tecnico industriale, perché poi c'è anche questo tipo di comunicazione, perché le mamme vogliono mandare i figli al liceo e quindi la fabbrica è attrattiva, cioè poi perché a volte non lo è, e quindi questo lavoro di comunicazione è ancora più importante, perché forse c'è anche questo elemento. Questo è un discorso che io non voglio fare in pubblico, perché faccio solo in privato, vi invito a cena tutti quanti a due, perché se no non basta. Beh, allora fine posso, dell'anno. Io ho un'altra domanda. Per non la voglio fare in pubblico, perché io sono convinto che questo tema della disoccupazione comporti molte mistificazioni. Il tema della disoccupazione giovanile, perché appunto, primo, la domanda si fa, ma come mai un sacco di gente chiama dei lavori, si chiamano gli stranieri, si chiamano, la disoccupazione giovanile. Allora, dico la parte che posso dire in pubblico senza essere impiccato uscendo da questa. Sono convinto che noi non insegniamo, non trasmettiamo ai nostri figli e nipoti una giusta valutazione del lavoro. Vogliono tutti fare Bill Gates nel garage,
E quindi quando tu gli offri un lavoro normale, lo vedo anche nei giornali, lo vedo nel mio mondo, se tu gli offri un lavoro, dice, sai, si tratta di andare al commissariato ogni sera e stare là fino a 3 di notte, dice, ma anche il sabato e la domenica, sì, pare, siccome i delitti si fanno anche il sabato e la domenica, quello dice, ma no, ma non ci penso neppure, ma che senso ha, ma che cosa, ma chiama, allora adesso ho fatto un esempio certo. estremo. Ma il tema della disoccupazione nel nostro mondo, nella nostra realtà, è strettamente imparentato con quello che noi trasmettiamo debba essere o possa essere il primo lavoro, e che il primo lavoro più o meno è vivere come Bill Gates. È difficile, capisci? E allora il campo, infatti ci siamo trovati con il reddito di cittadinanza in una situazione imbarazzante, perché quando i navigator offrivano un lavoro quasi nessuno accettava quel lavoro, dicendo, esatto. ma quando mai? Perché se tu poi gli dai 800 euro, 700 euro, scusate, non voglio entrare in questioni politiche, quindi abbandono subito, è il motivo per cui vi invito a due e ne parliamo e posso parlare con maggiore franchezza, ma se tu dai la sensazione che dai un compenso per, come, insomma, per le spese minute e poi quelli possono scegliere, tu gli offri un lavoro e dici no, ne offro un secondo lavoro, siamo avvicinati ma non siamo proprio a quelli che io desidero, di fatto poi non otterrai. Guardate, il mondo procede in un altro modo, come voi tutti sapete, per le vostre esperienze personali. Guardate la vostra storia e sapete cos'è la verità. Il mondo procede con la prima volta che tu vai là, che ti fanno fare delle cose che non ti aspettavi, che molto minori di quelle che ti saresti aspettato, però c'hai carattere e resisti e trovi una persona che intuisce che tu hai talento e poi cresci. Questo è il lavoro, è vita, è anima. Ripeto, ha poco a che fare con gli stipendi che prendi, cioè, certo che sono importanti, ma il lavoro è quella cosa là. Se tu te ne stai fuori, se tu non edichi... E tu te ne stai fuori non perché i giovani sono difettosi e stanno fuori perché sono... Scusate, ho finito. Perché ma io sono un'altra cosa che ti voglio chiedere, abbiamo 5 allora, minuti. Allora taglio, basta. Stai fuori, voglio dire, stai fuori, sei un ragazzo e stai fuori perché non ti hanno insegnato quello di cui stiamo parlando oggi. Non ti hanno insegnato condivido. Che lì c'è un patrimonio di vita e che quindi tu non devi guardare, quando scegli, non devi guardare solo, certo, quanto è, quanto mi danno, ove mai te lo diano, ma che tipo di vita c'è dietro e quindi che tipo di vita c'è davanti questa avventura esistenziale. Stai parlando della tua vita, hai capito? Stai parlando della tua vita. E cosa, cos'è che ti racconta, solo il racconto del passato può darti una proiezione di vita, e quindi questo lavoro sembra, non è affatto, ha ragione Antonio, una cosa che diceva, non è munificenza di mecenati che nel tempo libero spendono due soldi, no, questo diventerà centrale, questa parte qua diventerà centrale perché è centrale la comunicazione del valore della vita che farai, cioè tu stai comunicando a chi si avvicina a te, guarda, hai davanti questa vita, dici, ma tu mi parli del passato, appunto, tu guarda il passato e capirai l'accumulo di valore e quella, è quello che ti aspetta a te. Un'ultimissima cosa, sì. Il concetto di bellezza. Il bellezza del nostro saper fare, quello che è il PM ideologico, che diceva anche prima Antonio Calabrò. È l'ultima cosa che ti chiedo. Beh, la bellezza è la cosa su cui sono forse meno titolato a parlare, nel senso che la bellezza è fatta di gusti. E io so solo di aver molto viaggiato nella mia vita e di essere anche sempre molto tornato, nel senso che vivo in un paese dove che per sua fortuna ha fatto della bellezza un valore più degli altri paesi, anche altri paesi europei, nel senso che da noi la bellezza, come avete detto voi prima,
È entrata in vena anche per le piccole cose, per le scelte dei dettagli. E quando uno è capace di sviluppare una storia, sempre la partita decisiva la combatte sul terreno della bellezza e la vince sul terreno della bellezza. Fateci caso, tutte le partite economiche italiane vinte sono state sempre vinte con un tocco di bellezza, una scelta che ha aggiunto la bellezza. E poi siamo belli, che vi posso dire? Siamo un popolo di belli che ama la bellezza. Viva la bellissima Diana Bracco, che ringrazio. Grazie, grazie Paolo, sempre grazie meraviglioso. Grazie per questa intervista, è un onore. Grazie.